ai meno 5 chilometri, a fortissimo rischio la maglia rosa di Arroyo, 2.18, mettiamo pure 8 secondi di abbuono per Basso, si va a 2.26, a un secondo dalla maglia rosa virtuale ora. Sta vedendo la maglia rosa Ivan Basso e sicuramente lo sa, perché il direttore sportivo lo avrà sicuramente avvisato per dargli quel pizzico di forza in più per andare a riprendersi una rosa che ha lasciato 4 anni fa. Andiamo da Andrea De Luca. Dietro il gruppo maglia rosa, molta più collaborazione nell'ultimo periodo, ma questa collaborazione, come avete rilevato voi cronometro alla mano, non sta dando frutti, perché la netta sensazione visiva è che quando gli altri danno il cambio ad Arroyo non imprimono nessun tipo di accelerazione, anzi sembra che sia una decelerazione. La sensazione è che abbiano speso tutto sulla salita del Mortirolo e più di così non vadano. Penso proprio che sia questo il motivo, come dicevo prima, secondo me Ivan non ha dato tutto sul Mortirolo per essere più forte proprio su questa salita, ed è su questa salita che sta facendo la differenza e sta andando a prendere la maglia rosa. Sta andando a prendersi la maglia rosa Ivan Basso, 2.24, ormai anche senza buoni gli mancano soltanto 2 secondi per riagguantare in classifica generale Davide Arroyo. Paolo Savoldelli, a te. Sì, Ivan Basso è veramente più forte, tira 3 volte quello che tirano gli altri, un 4-500 metri e rilancia l'andatura, e vedo sofferenti sia Scarponi che Nibali. Maglia rosa virtuale adesso. Sono già 15 chilometri che... Vai Paolo, vai! Sì, sono già 15 chilometri che Stefano Zanatta continua a parlare continuamente alla radio. Gli dà i tempi, li incita e sicuramente è un momento difficile perché qua ci si gioca il giro. A voi! Può perdere altri 20 secondi, forse anche qualcosa in più. Sta andando davvero come una moto, non solo Ivan Basso ma anche Scarponi. Nonostante ci siano 2 corridori della stessa squadra, Scarponi sta collaborando anche lui. Potrebbe entrare tra i primi 5 della classifica e non è finita perché domani c'è un altro tappone. Eh sì, l'obiettivo di Michele Scarponi è quello di arrivare sul podio a questo Giro d'Italia e certo oggi per lui una tappa è importante perché potrebbe fare davvero un salto in avanti in classifica enorme. Ha chiesto disposizioni all'ammiraglia Vincenzo Nibali, poi è andato a parlare con Scarponi. 2.38 intanto il vantaggio di questi tre. Impressionante quando va davanti Ivan, la velocità aumenta almeno di 2-3 km all'ora. Adesso vedete la strada diventa più facile ed è proprio qui che Ivan sta cercando di dare tutto. Meno di 2,5 km al traguardo, 2,3 km per l'esattezza. Con le immagini siamo tornati dietro con David Arroyo, un nervosissimo David Arroyo, perché sa, gli è stato comunicato, lo sente che la maglia rosa gliela sta sfilando Ivan Basso. 2.40 il vantaggio di Basso, Nibali e Scarponi. Vedremo come se la giocheranno. Vedete che Nibali ha parlato con Ivan Basso, anche adesso probabilmente Basso gli ha suggerito qualcosa. Continua a salire un secondo dietro l'altro come un mattoncino che viene aggiunto per costruire questo muro, questa scala che porta verso la maglia rosa. Abbiamo visto anche in alcune occasioni Michele Scarponi tirare a tutta, chissà, potrebbero avere chiesto a Michele Scarponi collaborazione in cambio della vittoria di tappa. Anche perché a questo punto gli abbuoni servono, ma relativamente, perché la maglia rosa in ogni caso se la sta conquistando anche senza buoni Ivan Basso. Non si può tergiversare, è una questione di secondi, anche se come vedete adesso il vantaggio è lievitato a 2.43. Le alleanze che si potevano presumere trovate per strada da David Arroyo nel momento decisivo della corsa non ci sono state, non ha trovato aiuti, non ha trovato alleati lo spagnolo della Casse de Parma, che anche adesso sta cercando di difendersi, di limitare i danni da solo. Andrea De Luca, vai! Arroyo davanti, Sastre l'unico che gli dà cambi, Evans sembra che abbia finito la benzina così come Vinocuro. Hanno dato tutto sulla Mortirolo e adesso
e adesso non ne hanno più. Si è gestito meglio Arroyo e come vedete è quello più brillante. Non ne hanno più dietro, ne hanno e come invece davanti, perché lo vedete il vantaggio sta continuando ad aumentare. Adesso siamo vicini ai 3 minuti, 2:50 per la precisione, sono ormai in vista dell'ultimo chilometro. Basso, Nibali e Scarponi. E qui adesso la salita diventa più facile, c'è questo stradone, questo lungo rettilineo che porta al traguardo della Aprica, che porta Ivan Basso in maglia rosa. Siamo con le telecamere fisse. Il terzetto che ha fatto la differenza, che ha riscritto la storia di questo Giro d'Italia. Ultimo chilometro per Basso, Scarponi e Nibali. Basso farà la volata, vedete che Nibali sta tirando a tutta, quindi potrebbe esserci una volata Scarponi-Basso. C'è sempre Nibali in prima posizione alla sua ruota, Michele Scarponi in terza posizione, Ivan Basso. Siamo a 800 metri dal traguardo, una tappa straordinaria con una delle salite simbolo nella storia del Giro d'Italia, il Mortirolo, ma la differenza c'è stata in discesa e poi soprattutto nell'ultimo tratto. Mai, ma proprio mai, un attimo di cedimento, neppure una brevissima pausa per Basso, Scarponi e Nibali. Potrebbe adesso Scarponi sfruttare, come vedete, l'opportunità. Nibali ha tirato, si è messo a ruota, speriamo per lui che abbia qualche energia in grado di far la volata. Basso naturalmente sta tirando a tutta per guadagnare più secondi possibili. Sta tirando a tutta per guadagnare più secondi possibili, al di là di quelli che potrà prendere con gli abbuoni. È quasi sempre stato al comando Ivan Basso, si è fatto scortare, protegge, potremmo dire, da Nibali nella discesa del Mortirolo, ma poi il lavoro, il grandissimo lavoro lo ha fatto da solo, in prima persona, da capitano vero, da uomo che sapeva che sul Mortirolo avrebbe potuto conquistare la maglia rosa. E Scarponi va a vincere la tappa, era nelle previsioni, lo pensavo, ha tirato a Scarponi la tappa. La voleva una tappa a Michele Scarponi ed è quella del Mortirolo, la sua vittoria, la maglia rosa. Invece è per Ivan Basso alla Aprica, cambia di nuovo il leader del Giro d'Italia, nuova maglia rosa, è Ivan Basso, terza posizione per Nibali. E adesso andiamo a controllare il cronometro per vedere il ritardo del gruppetto di Arroyo con Vinokurov, Sastre, Evans e Gadré, sono a 1500 metri dalla conclusione. 2:27 il ritardo in classifica stamani per Ivan Basso rispetto a David Arroyo, conquista anche 12 secondi di abbuono. Il varesino che dunque torna a riprendersi la maglia rosa. La vittoria di Scarponi, cercata, voluta, la conferma di Basso che va a prendere la maglia rosa, la supremazia della Liquigas in un Giro d'Italia. È importante l'individuo, è importante il campione, ma come avete visto oggi non solo, anche la squadra è determinante. Un successo ottenuto dalla formazione di Amadio e Zanatta con un grande, grandissimo lavoro di squadra, finalizzato poi dal campione, finalizzato da Ivan Basso. Stanno per arrivare sul traguardo invece i corridori con Arroyo, 1:20 per ora il ritardo. Siamo all'ultimo chilometro. Ultimo chilometro anche per David Arroyo che entra sul rettilineo della Aprica. All'ultimo chilometro il ritardo era di 3 minuti. Vediamo adesso, siamo intanto vicini ai 2 minuti, l'ultimo sprint e probabilmente da domani per le ultime due giornate del Giro d'Italia dovrà tornare a cambiare bicicletta David Arroyo, questa macchia rosa spagnola non la vedremo più domani sulle strade del Giro d'Italia, perché il rosa si ripartirà domani in rosa, ci sarà Ivan Basso. È stato comunque bravo, bravissimo, si è gestito, è riuscito a recuperare in discesa, ma nell'ultima salita non ha potuto far altro che perdere nei confronti di atleti che in salita sono stati più forti di lui. La conferma arriva adesso, perché ci sono anche i 12 secondi di abbuono per Ivan Basso, dunque deve dire arrivederci, addio anzi alla maglia rosa, Arroyo. Ivan Basso è lui, il nuovo leader della classifica generale. Evans ne
nella gruppetto della maglia rosa che va adesso, che sta per andare a tagliare il traguardo. 2 minuti e 50 per ora il ritardo di questa